un'iniziativa che coinvolge i Ferrari Club di Messina e Palermo dedicata ai disabili, perché non c'è soltanto la possibilità di regalare un sorriso a questi bambini, ma anche e soprattutto una raccolta fondi. Sì, abbiamo incentrato il discorso proprio nella possibilità di raccogliere dei fondi da dare poi a queste associazioni che si occupano di questi bambini. Guarda, io ti parlo con tanta emozione perché ho avuto veramente un riscontro da parte della cittadinanza e delle ditte che si sono proposte a sponsorizzare questa manifestazione, perché appunto, essendo una manifestazione solidale, capisci che tutti quanti hanno avuto proprio la voglia di partecipare. E io, credimi, ti parlo con tanta emozione, perché tra parentesi anche il comune di Galati Mamertino si è fatto avanti, perché la location dove saranno ospitati è il porto di Capo d'Orlando, cioè le macchine arriveranno il sabato nel pomeriggio, nel primissimo pomeriggio, dopodiché alle 6 ci trasferiremo a Galati Mamertino, dove tutti i ristoratori si sono messi d'accordo per offrire cena, faranno una serata con musica dal vivo, insomma, bellissimo. Siamo veramente soddisfatti e sono soddisfatto per questa iniziativa che da parte mia, oltre ad essere appunto un appassionato Ferrari e possessore Ferrari, però è una iniziativa che la sto facendo veramente con il cuore, anche perché organizzare non è semplice. Ci sono due club Ferrari interessati, Palermo e Messina, che sono club ufficiali. Tutta la manifestazione sarà autorizzata dal Ferrari di Modena, insomma, direttamente. Noi adesso partiremo con la locandina e sarà appunto fatta proprio dalla Ferrari. Ecco, bisogna regalare un sorriso, anche questo è un aspetto importante, e la possibilità di far provare passeggiando per le vie del paese in un circuito chiuso questi bambini disabili all'interno delle Ferrari sarà un momento emozionante. Sì, noi organizzeremo proprio, già abbiamo fatto istanza al sindaco, il quale ci ha dato proprio mano libera, cioè, veramente vi darò tutte le autorizzazioni, tutto quello che necessita, e la Capo d'Orlando sarà chiusa al traffico in questo circuito, quindi a uno le Ferrari faranno salire a bordo questi bambini e gli faremo vivere questa grande emozione di poter fare un giretto sulla Ferrari, che poi alla fine una cosa, un'ambizione dei bambini, cioè, è una cosa che gli dà tanto sorriso, tanto cuore, tanta voglia di farlo, insomma, ecco. Il coinvolgimento della comunità è molto importante. Parlava prima di amministrazioni comunali, di enti pubblici, ma anche i privati, insomma, sembra si stiano spingendo a voler collaborare e contribuire all'iniziativa. Sì, ho avuto la grande sorpresa da un lato, da un altro lato invece a Capo d'Orlando so che in queste manifestazioni, quando c'è solidarietà, è presente. Ho avuto mi hanno chiamato diverse ditte abbastanza importanti per dare il contributo, e infatti noi metteremo proprio nella locandina l'associazione che raccoglierà tutti i soldi, che poi saranno, tolte le minime spese, insomma, per l'organizzazione, questi soldi saranno dati a queste associazioni che si occupano di questi bambini, sia del comune di Capo d'Orlando sia anche dell'associazione ambiente di Galati. E tutto è iniziato per gioco. Ne abbiamo discusso con Daniele di questo raduno, e è venuto fuori questo discorso della solidarietà. E pensando noi come associazione, come ente di promozione sportiva nazionale, ACSI, Associazione Centri Sportivi Italiani,
facciamo, organizziamo soprattutto delle sorte di mototerapia con le moto, anche se è un nome improprio, non si potrebbe utilizzare mototerapia, però dico, la sostanza è quella. E quindi con Daniele abbiamo pensato, perché non trasferirlo sulle macchine, visto che comunque non è un fatto nuovo, perché loro già l'hanno fatto come Ferrari. Facciamolo con l'intento ben preciso di dare un sorriso a questi ragazzi. Per cui ne abbiamo parlato con un'associazione locale che si occupa di disabilità e abbiamo trovato il loro consenso, il loro accordo. Per cui abbiamo pensato di fare una cosa che al di là della solidarietà è molto bella, anche perché, ripeto, daremo un sorriso a coloro che sapranno percepirlo. Si aspetta il coinvolgimento della comunità, non soltanto di Capodornando, parlavamo prima anche di Galatina Martini. Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti non appena abbiamo trasferito questa idea al sindaco di Galati abbiamo avuto un totale riscontro, quindi siamo felici di questo, insomma.